di Clarea è un centro pre-industriale, se vogliamo. Là abbiamo visto la struttura della macina da grano, anzi, la macina da segale, perché a Giaglione si coltiva soltanto la segale. Questa è una macina da olio. Si coltivavano molte noci e si faceva molto, molto olio. La provincia di Susa è tra le province più monte, la prima non marittima ad avere olio. L'olio ha un uso fondamentale dal punto di vista energetico. Non serve tanto per condire, ma serve per illuminare. Qui abbiamo quindi questo bacino di pietra con tre contori che si è sistemato, è stato giuntato, visto che addirittura che si era rotto gli messo un tiro di ferro, in cui gira questa mola di pietra che, come le macine da olio, ce n'è una sola da noi in Val di Susa, gira continuamente, schiaccia le noci, questa pasta di noci schiacciate viene poi messa in una grossa caldaia per poter estrarre la parte oleosa. E si chiamava nel 700 il baratrone, cioè la galleria in cui l'acqua scorreva e incontrava le eliche che davano la forza motrice. Qui non si vede molto bene il punto in cui entra l'acqua, perché è stato chiuso probabilmente per disattivarlo. Comunque qui dietro, dove vediamo quelle due pietre grosse, probabilmente entrava l'acqua con la sua forza di caduta, di scorrimento, e come scorrimento incontrava queste due eliche ben conservate. Qui noi vediamo il mozzo molto ben conservato e capigliato, qui addirittura c'è ancora il mozzo con le palette, che trasformavano il movimento da verticale in movimento orizzontale. Questo movimento orizzontale era quello che faceva ruotare la macina fissa. La macina è fatta dei due grossi dischi di pietra, uno è fisso, l'altro è mobile. Il movimento che era orizzontale viene trasformato in verticale, il disco mobile gira, dal suo punto centrale riceve il grano e, girando per forza centrifuga, lo porta verso l'esterno, e portandolo verso l'esterno lo schiaccia e lo mangia. Questo libro è la sintesi di quella che è stata una delle più grandi, è stata la più grande inchiesta statistica fatta nel Piemonte preunitario. Qui vengono censiti per ogni comunità tutti i beni, le attività produttive, le produzioni, le qualità dei lavori. Su questa base noi abbiamo potuto ricostruire per la comunità di Giaglione tutta la sua realtà umana di lavori, produzioni, vita. E nel frattempo abbiamo pubblicato alla fine una stupenda carta che nell'originale è 4 volte più grande, che è l'orgoglio dell'Archivio di Stato, perché sulla superficie di 5 metri per 10 rappresenta l'intera Val di Susa a una carta reale 1-5000, ma fatta 250 anni fa, con tutti i particolari delle case, delle culture e delle viabilità di allora. Un molino che è al centro di quei campi di cui c'è stato il primo campo coltivato di patate in Italia, e ha anche una storia documentata. Noi abbiamo una lunga questione giudiziaria di un centinaio di pagine che riguarda Maria Belletto, nipote figlia del mugnaio di Clarea, che rivendica la sua quota di verità. Maria Belletto è il nome della signora che viene anche espropriata da terra. Ci sono più di 250 anni di storia con gli stessi nomi su questo posto. Allora noi sappiamo che Maria Belletto del 1757, avendo lavorato col padre, rivendica giustamente la sua quota di eredità, e i giudici, con varie riprese, fanno un accurato inventario di tutto quanto c'è in queste case, dei suoi beni. Da questi documenti sappiamo che qui c'era un mulino che aveva due ruote e che la casa del mulino aveva il valore di 800 lire piemontesi, che era un valore discreto ma non elevatissimo. Non è che i mugnai guadagnassero tanto, guadagnavano un pochino, era un valore aggiunto che consentiva però di vivere
Beh, ci sono dei castagnetti che le hanno tagliati, che ho visto che hanno 250 anni. Prima che fossero stati piantati questi castagnetti, questo era un campo che non ce n'è un altro in nessuna parte d'Italia, forse neanche in Europa. Qui, per la prima volta, abbiamo un documento notarile che ci attesta che su questo terreno, prima che fossero piantati i castagni, nell'anno 1757 erano state coltivate delle patate. Per la prima volta non abbiamo quelle 4-5 notizie europee che ci parlano di presenza di patate da tavola. Qui sappiamo che il mugnaio di Clarea aveva tra le sue riserve 7 emine di tartine, che significa patate. Su questa coltivazione c'è un valore scientifico che oggi non possiamo valutare. Siccome ogni coltivazione lascia un'impronta batterica nel terreno, qui ci troviamo ad avere probabilmente delle tracce di batteri che erano compatibili con le prime varietà di patate che sono origine di tutte le patate che si coltivano in Europa. Se questo possa avere un significato anche scientifico, un valore anche dal punto di vista della produzione economica, negli anni futuri non possiamo dire. Ma qui certamente quel valore c'è.